Benvenuti nel mio canale YouTube Planetech Bologna. Oggi farò un video su richiesta di un utente sull'utilizzo di questo macchinario che state vedendo. Si tratta della stazione saldante ibrida Infrarossa Jovi System IR Turbo. Il video lo farò sia in italiano che in inglese. Alternerò momenti in cui parlerò italiano e in inglese, in quanto l'utente che mi ha chiesto di fare questa guida, diciamo, non è italiano. Welcome to my Planetech Bologna YouTube channel. Today I will make a video at the request of a user on the use of this machine that you are seeing. This is your Jovi System IR Turbo Infrared Hybrid Soldering Station. Scusate la mia pronuncia, sorry for my English, school English. Non vi mostrerò come si monta una volta acquistata, in quanto è talmente facile ed intuitiva che non necessita di ulteriori spiegazioni. Persino io ce l'ho fatta senza tante, diciamo, illustrazioni o non ho neanche letto il manuale di montaggio. Però comunque, per chi ne avesse bisogno, su YouTube ci sono diverse guide diversi utenti che hanno postato la guida per il montaggio. I will not show you how to assemble this machine because it is very easy and intuitive. That does not need further explanation. However, if you need, on YouTube there are several video quiz week related to the assembly. Brevemente andrò a illustrare le varie parti di cui è composto il set. Briefly, I will go to illustrate the various parts of which the set is composed. Partiamo da questa. È la stazione di controllo sia per quanto riguarda la lancia ad infrarossi, che è questa che state vedendo, che del preriscaldatore. Adesso abbasso il video che si vede la fotocamera. Il preriscaldatore, che è questo, e della pompa vacuum per, diciamo, che adesso si è staccato il componente, la punta, per, diciamo, l'estrazione, il pick and place dei componenti che noi andiamo a dissaldare. Diciamo, ci sono diversi ugelli fatti di gomma per le varie dimensioni dei componenti che vogliamo dissaldare. La lancia ad infrarossi è composta anche lei da diversi ugelli, che sono tre. Questa è la dimensione più grande, questa è la dimensione più piccola, e già montata abbiamo la dimensione intermedia. Let's start with this. It is the control station for both the infrared lens and the preheater unit, as well as the vacuum pump for the pick and place of the component to be welded or desoldered, selectable by this button. The infrared lens is equipped with three nozzles with different sizes: small size, big size, medium size on the lens infrared. And we have the thermal probe. This, in italiano, che non l'ho detto prima, abbiamo la sonda termica per il controllo della temperatura.
Allora, la stazione è composta da questo monitor LCD che ci mostra le varie funzioni, selezionabili da questa manopola. Quando la stazione viene avviata, solo la stazione, ma non l'unità del preriscaldatore, si imposta in automatico in modalità auto. Adesso noi l'accendiamo. E abbiamo subito selezionato la modalità, viene selezionata subito la modalità auto. Questa modalità viene utilizzata per chi vuole utilizzare la stazione con il software che viene installato su un computer. Di fianco abbiamo la porta USB dove viene attaccato il cavo USB in dotazione al computer. Allora, it consists of this LCD monitor that show us the various functions selectable from these knobs. When the station is started, it's set automatically in auto mode. To select the preferred mode, we use this knob and turn clockwise. For example, the mirror mode that is the one I use, or free mode, manual or free mode, it's the same. To confirm the function, we push the knob and you get the control menu of the station. If you want to use only the infrared lens and keep the preheater off, the system will automatically detect the situation and show you that only the fan and infrared function can be used. Otherwise, if you use the wall set, it will appear as well as illustrate the preheater icon. Preheater icon. To manage the levels of operation of various components, we move to select them with the knob. And once positioned, we have to hold the knob forward and turn clockwise to increase or decrease the action level of the component. For experience, I advise you to set the level of the component to 4, 2, 3. So as not to stress too much the motherboard PCB you are working, and also you will not go too far the stations, so the various components will last longer. Wanting the preheater, you can set it to 4 level to speed up the work. Once the level is set, we always put our hands and knob at the start, and then we push it forward to release, start or run. Once the lever is set, we always put our hands on the knob at the start, and then we push it forward and release. And we will see a count start both in terms of time and temperatures measured from the thermocouple or probe that is part of this machine. In italiano, che il mio inglese fa veramente schifo, sorry for my English. Allora, stavamo dicendo, la macchina è composta, diciamo, da questi tre componenti, abbiamo, anzi quattro,
la lancia infrarossi, l'unità di preriscaldatore, la sonda termica o termocopia e la pompa vacuum per esportare i componenti risaldati, che uno può, volendo, può anche non utilizzarla, ma può utilizzare direttamente le normali pinzette. Allora, io preferisco utilizzare, come ho spiegato prima in inglese, per quelli che sono riusciti a capire il mio inglese schifoso, la modalità free o manuale, come la chiamo io. E diciamo, per esperienza, in quelle prove che ho fatto e diciamo su quelle schede madri dei clienti su cui ho lavorato, ho utilizzato il livello 3 per entrambi, per tutti e tre, diciamo, tutte e tre varie, le tre funzioni IR, fan e preheater. Allora, IR la lancia, fan la ventola, diciamo, di azione che spinge il getto dell'infrarosso sulla scheda madre, e il preriscaldatore. Allora, per modificare, diciamo, i livelli che noi vogliamo utilizzare, ci spostiamo con la freccia, siamo con la monopola, con la freccia sul dispositivo che vogliamo, di cui vogliamo modificare il livello di potenza, e spingiamo, tenuto premuto il tasto, la monopola in avanti, e girando in senso orario e antiorario modifichiamo i livelli di azione. Una volta che abbiamo selezionato il livello, rilasciamo la manopola e una volta selezionati tutti, diciamo, i nostri livelli, lanciamo sempre spingendo il tasto ci spostiamo con la freccia e la manopola su Run e lanciamo il funzionamento. Avviamo la macchina. Volendo, uno può anche impostare nel preriscaldatore il livello 4 a discrezione di voi. Potete scegliere come gestire autonomamente le temperature. Può impostarlo a livello 4 per velocizzare il lavoro, perché con il livello 4 tendenzialmente si raggiungono temperature intorno ai 250-260 gradi e il lavoro viene più rapido, però io preferisco andare con calma e operare con cautela per non stressare troppo la scheda madre e per avere cura maggiore dei componenti di cui è composta la macchina. Quindi, diciamo, il livello 3 è precauzionale. Allora, un altro consiglio che vi posso dare è di utilizzare un altro misuratore di temperatura, come questi che si vendono tranquillamente su eBay o su altri portali, e di applicare la termocopia in dotazione alla macchina sul preriscaldatore, il più possibile vicino al preriscaldatore, e la termocopia del nostro misuratore secondario sulla scheda madre, il più vicino possibile al getto d'aria, al getto, diciamo, dell'infrarosso. Perché notate la differenza? Perché la macchina misura una temperatura diversa dal nostro, diciamo, misuratore secondario, perché il preheater ha una sua temperatura. Poi sulla scheda madre quando, diciamo, attiviamo in funzione la lancia infrarossi, la scheda madre subisce una temperatura più alta e quindi avrete un modo di controllare diciamo, la regolare erogazione della temperatura. I recommend that I give you use another thermometer like this and apply it to the surface of the PCB. Like this.
that of the station applied to the preheater, we notice a difference. The preheater delivers a certain temperature that is different from that to which it is subjected PCB, for the simple reason that from the top comes the jet of the infrared lens. Now, question temperature. In the manual mode, that's the one I have always used, as I have just illustrated, I use for all level 3, for all components, which translates in terms of temperature. Within the first 10-15 minutes of operation, they are reached for the preheater about 213 degrees, while for the lens here 200 degrees. Once finished the explained of the component, always with the knob is positioned on the stop. And you push it and you finish it. The explained of the component always with the knob is positioned on the stop. You push it and you release to so as the start the cooling system preheat preset by the motor. You will hear the beep, but it is normal. I recommend you do not touch anything as long as you do not get well, because otherwise you will find yourself in the situation to see scattered here and there the components of the motherboard. I left out certain explanations such as protecting the other part of PCB with Kapton and other materials, as those who do this job, you know what we're talking about and does not need illustration about it. Here I am doing this premise that I did not do it at the beginning. This machine is not suitable for beginners, or at least for those who have not sufficiently documented their use. Ho utilizzato Google Translate per tradurre questa guida, che prima ho scritto a computer e poi l'ho tradotto. Lo si capisce benissimo. In italiano, stavo dicendo prima in inglese che la gestione delle temperature nella modalità free o manuale, io per esperienza ho misurato che con questa impostazione si raggiungono entro i primi 5-15 minuti di funzionamento 230 gradi nel preriscaldatore, mentre per la stazione IR 200. Una volta terminato l'espianto del componente, sempre con la manopola ci si posiziona sullo stop come ho fatto vedere prima. Io avvio la macchina, parte un conteggio di sia in termini di temperatura che di tempo. Qua viene mostrato la temperatura che viene misurata dalla termocopia in dotazione con la macchinario, e qua il tempo trascorso. Noterete una differenza, perché lo strumento secondario misura una temperatura diversa rispetto a quella della macchina, perché la macchina sta misurando praticamente la temperatura che viene erogata dal preriscaldatore. Spegniamo, perché tanto adesso io non stiamo operando in questo momento. E una volta terminato il processo, quando la macchina ha raggiunto una notevole temperatura, noterete dei beep, sentirete dei beep che la macchina vi sta avvisando che sta avviando il procedimento di raffreddamento, che è già impostato in automatico dalla casa madre, e dovete lasciarla così, non dovete toccare niente finché
la macchina non ha raggiunto una temperatura, diciamo, tale da andare intorno alla scheda madre per rimuoverla dal supporto. Se andate intorno subito alla scheda madre, rischiate di trovarvi praticamente dei componenti che viaggiano qua e là, addirittura che rimangono attaccati allo scotch, al capton, e via dicendo. Diciamo, ho tralasciato certe spiegazioni, come ad esempio come proteggere le altre parti della PCB, in quanto chi fa questo mestiere non ha bisogno di queste spiegazioni. Faccio quest'altra premessa che non ho fatto all'inizio, che questo macchinario, diciamo, non è adatto ai principianti, o almeno chi non si è abbastanza documentato sull'utilizzo. Allora, dopo questo passiamo alla pratica. Now let's move on the practice. I have already prepared a PCB of iPhone 5 for explant of the power manager, no, for of the no power manager of the baseband that, as many know, the epoxy resin has been applied to the base. The procedure is this: first we start only the preheater and we take the level 3 and the other components we take a level 0. Until it reaches the desired temperature, and then we will go to start the infrared launch. Do not make the mistake of starting them at the same time, as this will do nothing but damage the PCB due to the high thermal exposure. So we selected, as previously explained, the preheater, setting it at level 3 and start it, leaving the air and relative fan off or level 0. We wait for the desired preheater temperature to be reached before starting the air. In italiano. Passiamo alla pratica. Allora, ho già preparato una PCB, una scheda madre di iPhone 5 per l'espianto del modem, che, come molti sanno, alla base è applicata quella schifosa, fra parentesi schifosa, resina epossidica, di cui è difficile, diciamo, fare la lavorazione. Non fate l'errore di avviarle contemporaneamente. Ecco, questo è il consiglio che do ai, diciamo, fra virgolette, principianti, o chi all'inizio deve imparare a utilizzare questa macchina, in quanto in questo modo non si farà altro che danneggiare la PCB per elevata esposizione termica. Quindi prima procediamo ad avviare il preriscaldatore, impostando a livello 3 con la manopola, come vi ho fatto vedere prima. Cioè, ci spostiamo con la manopola dove c'è l'icona del preheater, teniamo premuto e alziamo i livelli, mettiamo a livello 3 e avviamolo, lasciando diciamo, la stazione IR e la relativa ventola impostata a livello 0 o uguale a spento. Adesso attendiamo il raggiungimento della temperatura desiderata. Adesso vedete che partirà con il conteggio della temperatura. Questi sono, diciamo, è il conteggio del timer del tempo. Non vi ho spiegato più una cosa: per il posizionamento della scheda madre a macchina, diciamo, spenta, potete far così. Adesso spegniamo un attimo. Tenete spento tutti i livelli e poi, diciamo, inquadrare bene il posizionamento dove fissare la scheda madre, spingiamo questo tasto per fare in modo sì che il raggio laser punti sulla scheda madre, che così noi abbiamo riferimento per tenere bloccata la scheda madre diciamo, sulla zona preferita.
anche se vedete partire un conteggio, non, fate, non vi preoccupate perché la temperatura non, cioè non verrà regolata nessuna temperatura. Allora torniamo, spegniamo la IR, mettiamoci sul preheater, impostiamo la temperatura e andiamo su start run. Ora attendiamo, diciamo, il raggiungimento della temperatura. Now we wait for the desired preheater temperature to be reached before starting the IR with this fine and edged tool, but you can use what you have to work the rosin in the edges and then apply some flux. This is the instrument, the ok, allora adesso attendiamo il raggiungimento della temperatura. Come ho appena detto in inglese, io utilizzo questi strumenti che sono autocostruiti sulla falsa riga di quello che viene venduto in commercio, perché quello che ho comprato, ne ho comprati così tanti che poi dopo ho visto che si rovinano facilmente, perché le lame sono talmente, non so perché, forse lo faranno con un'ottica commerciale, che durano appunto poco e si rovinano facilmente. Io queste me le sono autocostruite utilizzando delle lame, non so se si vede, delle lame che erano in più nel set che ho comprato insieme a questo, diciamo, supporto. C'era la lama normale, le lame standard, che sono queste come coltello, bisturi, e poi dopo c'erano quelle più grandi, quelle più piccole, quelle con diverse angolazioni. Io ho preso quelle, ho fatto la modifica con un Dremel e me le sono auto, non so se si vede, ecco, costruite. Tanto mettiamo qua, si vede. Allora, notiamo infatti che la temperatura del preriscaldatore è di 134 gradi qua, misurata dalla termocoppia. Il nostro, diciamo, termomisuratore secondo, diciamo, secondario, che è applicato sulla parte superiore della scheda madre, ne misura una inferiore in questo momento. Appena avviamo la lancia della IR, dall'infrared, diciamo, questa situazione si ribalterà praticamente, perché avremo una temperatura più alta qui e più bassa qua. Quando raggiungiamo la temperatura intorno ai 220-230, andiamo qua intorno al componente e cerchiamo di lavorare un po' la resina per rendere agevole l'espianto del componente. Qui intorno andremo a lavorare. Diciamo, questa parte la mostro lo stesso, ma chi l'ha lavorato schede madre di iPhone sa di cosa sto parlando, quindi non ha necessità di questa guida. Adesso stavo facendo la prova per vedere se magari la lancia a infrarossi è troppo vicina, perché una volta quando la utilizzai non ho avuto questi attrezzi in mano, ma ho usato un semplice bisturi.
siamo ancora indietro con la temperatura. Adesso io per velocizzare il lavoro non riesco, perché sennò divento un limite troppo lungo, mi sposterò in questo modo e impostiamo la temperatura a 4, il livello a 4. Lo faccio solo per velocizzare il video, perché sennò la temperatura di 200, 220, 230 gradi non faremo fatica a raggiungerlo in questo momento. No, che no, era stata raggiunta e avevo impostato male la. Non avevo attaccato bene la sonda. Ok. Ora ci mettiamo in modalità IR. Adesso qua viene impostato. Come potete vedere qua stiamo già raggiungendo sulla scheda madre, nella parte superiore, temperature intorno ai 250 gradi. Adesso andiamo a lavorare delicatamente.